Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di cronaca. Primi interrogatori questa mattina in procura a Pescara nell'ambito dell'inchiesta Grandi Eventi. Moreno Di Pietrantonio e gli imprenditori Andrea Cipolla e Christian Suma, accompagnati dai rispettivi legali, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tutti i particolari nel servizio di Paolo Renzetti. Questa mattina in procura a Pescara, dinanzi al GIP Elio Bongrazio, c'è stato l'interrogatorio dei primi tre indagati dell'inchiesta denominata Grandi Eventi. In tribunale si sono presentati Moreno Di Pietrantonio, difeso dall'avvocato Anthony Aliano, e gli imprenditori Andrea Cipolla, difeso dal legale Marco Spagnuolo, e Christian Summa, difeso dal legale Ugo Di Silvestre. Per poter meglio leggere le carte dell'inchiesta, i tre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Mercoledì prossimo dovrebbero tenersi gli altri due interrogatori degli ex assessori Giacomo Cuzzi e Simona Di Carlo, difesi rispettivamente dagli avvocati Gianfranco Iadecola e Nicola Lotti e dall'avvocato Gianluca Pizzuti. Le accuse a vario titolo sono quelle di corruzione, turbativa d'asta, finanziamenti illeciti e assunzioni clientelari. Al nostro microfono, all'uscita di Palazzo di Giustizia, queste le parole rilasciate dall'avvocato di Pietrantonio, Anthony Aliano. Sì, si è avvalso dalla facoltà di non rispondere, è molto fiducioso dell'operato della magistratura e evidentemente avrà modo di fare chiarezza anche mio tramite presso le sedi e i modi più opportuni. Ma oggi era un interrogatorio di garanzia, quindi è un momento in cui non abbiamo piena contezza di quello che c'è nel fascicolo della procura, quindi avremo modo in realtà di chiarire ogni momento quando avremo piena contezza di quello che c'è nel fascicolo della procura. È sufficiente chiarire ogni momento, anche ricollocarlo temporalmente, quindi come dire, dirimere un momento di confusione che evidentemente si è creato anche sui momenti e sugli episodi, tutto qua. Evidentemente da quello che ognuno di voi ha potuto leggere sulla stampa, ci sono momenti che non sono facilmente ricollocabili nel tempo, quindi dobbiamo semplicemente fare chiarezza dei fatti e siamo fiduciosi che la magistratura avrà modo di svolgere il proprio compito in maniera diligente. Attendiamo dalla procura decisioni, sicuramente avrò modo nei prossimi giorni di cercare di interagire con la procura per le misure cautelari. Parliamo di trasporti adesso perché di nuovo caos sull'autostrada A14. Da questa notte il viadotto del Cerrano sarà nuovamente chiuso e diversi cantieri ostacolano la viabilità. Un danno all'Abruzzo che è già costato decine di milioni di euro. Giuseppe Dintino. L'incubo viabilità è tornato. Da oggi a mercoledì chiusure notturne causa lavori del viadotto del Cerrano sulla A14, lo stesso tratto sequestrato dalla procura di Avellino, per cui nel periodo natalizio era scoppiata l'emergenza traffico. Gli autotrasportatori sono così costretti ad uscire dall'autostrada, paralizzando la statale tra Pineto e Pescara Nord. Finora Autostrade per l'Italia, la società del gruppo Toto che gestisce la A14, avrebbe chiesto il dissequestro alla procura esclusivamente per i viadotti marchigiani, mentre la situazione giuridica in Abruzzo si somma ai numerosi cantieri per adeguare le gallerie alle normative antincendio. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha dichiarato che chiederà i danni ad ASPI, e questo sia per le ore di viaggio perse, per l'inquinamento dei centri abitati attraversati dai tir e per i danni economici, sia per il danno d'immagine. L'idea di trascorrere ore imbottigliati nel traffico, infatti, non è la miglior pubblicità all'Abruzzo, che ora appare irraggiungibile, tagliato fuori dal trasporto su ferro ad alta velocità e con la terza corsia autostradale che termina nelle Marche. Ho sollecitato l'ASPI a realizzare la terza corsia anche in Abruzzo, ha dichiarato Marsilio, ma secondo la società non ce n'è alcun bisogno. La cronaca però sembrerebbe smentire il gruppo Toto. Sabato infatti è bastata un'auto in fiamme nella galleria Pianacci a mandare in tilt la circolazione, generando chilometri e chilometri di code in entrambe le direzioni per l'intera giornata. È tempo che la ministra De Micheli apra un dossier serio sull'Abruzzo. La richiesta
richiesta del governatore. Intanto si accumula il danno economico. Ogni ora sul tratto tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord transitano in media 1200-1300 veicoli l'ora. Gli autotrasportatori sono la categoria più colpita. Questi infatti sono obbligati dalla legge a rigidi orari di guida con soste ogni 4 ore e mezza. Se questo tempo però è trascorso imbottigliati nel traffico, è inevitabile che le programmazioni nelle consegne saltano. Danni rilevanti per oltre 2000 imprese abruzzesi di autotrasporto. Un disastro, commenta il direttore regionale della CNA, Graziano Di Costanzo. Noi ci troviamo di fronte a un imbuto che di fatto sta creando danni gravissimi sia all'economia sia a questo settore del turismo ed è una situazione non più tollerabile. Abbiamo scritto una lettera unitaria la settimana scorsa a tutte le organizzazioni datoriali e sindacali al ministro De Micheli chiedendo un intervento personale. Qui se non si mettono d'accordo Autostrade, Ministero e Procura di Avellino, perché tutti hanno a diverso grado la loro responsabilità, la situazione non si sblocca, perché è un'arteria fondamentale per l'Italia, l'abbiamo detto in tutte le salse, questo non è un problema abruzzese o marchigiano, qui passano le merci della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna che vanno in Puglia e viceversa. Qui se non si risolve questo problema, a noi questo interessa, c'è un danno enorme per l'economia italiana. La CNA sta organizzando anche azioni di protesta. Istituzioni locali e associazioni di categoria chiedono tutti perlomeno la riduzione dei pedaggi, ma finora orecchie da mercante da parte di Autostrade per l'Italia, mentre la situazione continua a trascinarsi da mesi e mesi. E questa mattina ha firmato in prefettura a Chieti un protocollo d'intesa denominato Scuole Sicure contro lo spaccio di droga, un modo anche per il prefetto di Chieti Barbato per fare un bilancio della sua attività nella città che sta per concludersi. Si chiama Scuole Sicure il protocollo d'intesa firmato questa mattina a Chieti dal prefetto Giacomo Barbato e dal sindaco Umberto Di Primio e finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'esterno delle scuole cittadine. Il Ministero dell'Interno ha riconosciuto per questo al Comune Teatino un contributo di 29.000 euro per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza nei pressi dei plessi scolastici. Verranno acquistate anche 19 telecamere e revisionate le altre 21 già esistenti. Quella di oggi è stata una delle ultime uscite del prefetto di Chieti, nominato recentemente direttore centrale per l'amministrazione generale presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Ma la cosa che mi ha soddisfatto particolarmente in questo periodo è il rapporto umano. Io sono partenopeo, sono sanguigno, dico le cose come le penso e penso le cose che dico. E quindi l'aver avuto riscontro dal punto di vista del rapporto umano e non solamente con i rappresentanti delle istituzioni con cui abbiamo lavorato insieme, ma sul piano del territorio, per me è il sentimento fondamentale che mi porto via quando termino un incarico. Oggi è un giorno particolarmente importante per noi perché finalmente portiamo in porto un progetto che darà più sicurezza ai cittadini, che ci aiuterà a combattere lo spaccio di stupefacenti in città e soprattutto ci aiuterà a rendere consapevoli i giovani che la droga continua ad essere qualcosa che non va usata e l'erba è roba da conigli. Quindi noi questo vogliamo trasmettere come messaggio e vogliamo soprattutto fare in modo che la nostra città sia più sicura. È per questo che il nostro progetto non riguarderà solo le scuole, ma è la riattivazione di 40 telecamere in tutta la città che saranno messe a rete e controllate attraverso la polizia locale che al contempo farà attività di informazione all'interno delle scuole. È un bilancio estremamente positivo e per me di grande soddisfazione e dagli incontri istituzionali di saluto che ho fatto ho avuto questo grande ritorno da parte di tutte le autorità che mi hanno aiutato e supportato. Ma quello oltre a loro, il mio lavoro non arriva ai risultati se non riesci a penetrare le persone. Questa mattina a Napoli presentazione del ritiro estivo in Abruzzo a Castel di Sangro della formazione partenopea. Presenti oltre al sindaco del centro aquilano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio e l'assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris.
Quando sono arrivato lì, perché ovviamente il coronavirus ci ha posto anche dei limiti di dove andavamo, perché abbiamo dovuto spostare le date, io ho detto ma vediamo un attimo, e poiché io avevo la primavera sempre dalle parti loro, ho chiamato il sindaco di Roccaraso e il sindaco di Roccaraso dice ma perché non te ne vieni un attimo qui a vedere Castel di Sangro? E io mi sono messo in macchina, loro mi hanno ricevuto e devo dire sono rimasto abbacinato da una bellezza che non conoscevo, perché al di là del fatto montano, Castel di Sangro, che sta a 800 e passa metri, ha delle strutture che io ignoravo. C'è un campo di calcio in uno stadio fatto appositamente e diciamo con la possibilità di un'illuminazione con i lumen necessari per la ripresa perfetta delle partite, che è stato progettato per gli europei, se non sbaglio, dell'Under 18. E quindi quando io sono entrato lì dentro ho visto uno stadio con le tribune, 7.000 posti a sedere, doppi spogliatoi, tripli spogliatoi, palestre, uffici, uffici per gli arbitri, cioè una roba che dico, aspetta, dammi tempo. E io ho detto, ma nemmeno al San Paolo abbiamo tutta questa roba qui a Napoli, sono rimasto veramente impressionato. Ed è quindi per la Regione Abruzzo un'occasione incredibile di promozione, di marketing territoriale, di farsi conoscere. Allora le parole che ha detto il Presidente all'inizio sono musica per le mie orecchie, perché io ho sempre creduto e stiamo investendo su questo, che l'Abruzzo basta conoscerlo per innamorarsene, e purtroppo è poco conosciuto. Negli anni, nel tempo, si è stratificato per troppo tempo una scarsa cultura, una scarsa attività, una poca consapevolezza di questo grande giacimento che possediamo, e non è stato valorizzato, non si è investito sulla promozione. Stiamo invertendo questo trend e cominciamo a raccogliere risultati, ne raccoglie risultati in particolare l'Alto Sangro, che ha avuto la lungimiranza nel tempo di fare quegli investimenti. Certamente per una comunità come la nostra, come il nostro territorio che è piccolino, è un territorio già conosciuto da tutto l'Interland campano, ma un territorio che oggi forse si presenta in maniera diversa, si presenta come una località blasonata, una località capace di ospitare un club di tale portata. Sarà sicuramente capace di ospitare tutto quanto noi riusciremo a costruire nel tempo, perché il Presidente De Laurentiis è stato prudente, ha fatto bene a farlo, ma io mi spingo un po' di più, perché probabilmente quel territorio sarà sicuramente teatro di ulteriori iniziative, di ulteriori attività, di tutto quanto si potrà costruire nel mondo dello sport. E dopo quasi 20 anni di attesa, perché è una storia che inizia nel 2001 con la prima richiesta che viene fatta all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, abbiamo ottenuto da ENAC l'autorizzazione per allungare la pista dell'aeroporto d'Abruzzo. Sono in corso le progettazioni, entro fine anno andremo in gara d'appalto e per la fine del prossimo anno contiamo di poter consegnare i lavori. Cambiamo argomento adesso. La città di Teramo e la sua università scendono in campo per la tutela dei diritti degli studenti con una manifestazione che chiede la liberazione di Patrick Zaki, lo studente e attivista egiziano arrestato lo scorso 7 febbraio all'aeroporto del Cairo, dove era appena atterrato con un volo proveniente dal nostro paese. Ascoltiamo il rettore dell'Università di Teramo, Mastrocola, e il primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto.
Il Senato Accademico dell'Università di Teramo il giorno 7 ha approvato una delibera di appoggio, poi di una mozione lanciata dal Rettore Ubertini, quindi per tutte le università del mondo, in cui si chiede la liberazione di Patrick Zaghi, ovviamente ricordando anche la vicenda di Giulio Regeni, perché non dobbiamo smettere mai di chiedere giustizia per Giulio Regeni. Penso che sia una delle poche volte nella storia che tutte le università del mondo si mobilitano per chiedere la liberazione di uno studente che ha espresso solo le proprie idee, quindi una riaffermazione dei diritti umani, e dovremmo farlo anche più spesso. Una giornata importante, un messaggio importante che lanciamo insieme all'università, ma soprattutto come città. Teramo è la città per i diritti umani. Questo è in sintesi il messaggio, appunto, di questo momento, insomma, che poi è rappresentato dall'esposizione dello striscione, insomma, a sostegno della figura di Patrick Zaki, ma soprattutto di ciò che rappresenta, cioè la tutela della libertà di coloro che esprimono il loro pensiero, svolgono la loro attività, anche per evidenziare, appunto, le situazioni di oppressione contro le minoranze, in particolare quelle che sono oggetto degli studi di Patrick, ma più in generale nei confronti, a sostegno di coloro che sostengono i diritti umani, in qualsiasi parte del mondo vengano violati. Ecco perché è importante che la nostra città, ancora una volta, dopo il riconoscimento di Teramo città aperta al mondo, che dimostra come la nostra è una comunità che non si limita a guardare all'interno dei propri confini, quando si parla di temi così importanti fa sentire la propria voce. Andiamo in esterna adesso, in collegamento da Pescara, vedo Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio, ovviamente buon pomeriggio da estendere anche ai suoi ospiti. Paolo, per parlare di, insomma, una nuova idea di shopping post lockdown, post chiusure forzate causa Covid-19, e Pescara in questo ha avuto di fatto una idea che ci racconterai adesso. Buon pomeriggio Paolo. Buon pomeriggio Jacopo, un saluto ai nostri telespettatori. È proprio così, una piattaforma di e-commerce nata proprio nel periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19 che sta avendo un grande successo. Ne parliamo con l'ideatrice, con Laura Bevilacqua, tra l'altro titolare del punto vendita Buffetti di Via Chieti a Pescara, e con un esercente che partecipa proprio a questa iniziativa, Marco Canale, titolare del negozio Maya Abbigliamento di Via Nicola Fabrizi a Pescara. Allora, la prima domanda è d'obbligo: come è nata questa iniziativa? Ovviamente parliamo del periodo di emergenza sanitaria, fine marzo, primi di aprile. È stata quasi una necessità la vostra? Sì, assolutamente sì, perché eravamo, come abbiamo detto, in piena emergenza virus. Le città erano spente, la popolazione era ferma, destabilizzata. Noi ci siamo resi conto che dal confronto con i nostri colleghi mancava uno strumento che permettesse di non andare oltre i limiti insopportabili nelle perdite economiche che stavamo subendo, e la clientela doveva ritrovare per i propri acquisti i punti di riferimento abituali e ampliare la visibilità della nostra città per gli acquisti anche a livello nazionale ed internazionale. Avevamo il giusto know-how interno, le competenze informatiche per realizzare questo strumento in emergenza, abbiamo lavorato a ritmo serrato e devo dire che i risultati si sono visti fin da subito, perché in poche settimane abbiamo avuto oltre 220.000 visualizzazioni in 23 paesi del mondo. Abbiamo venduto anche in Europa, a livello Italia, e siamo felici perché il nome della nostra città in questa maniera si rafforza ed acquista visibilità. Gli operatori hanno più opportunità di vendita
e soprattutto noi esportiamo anche parallelamente l'identità di ognuno di noi, perché non è un singolo, un semplice marketplace dove si possono evidenziare solo i prodotti, ma anche proprio i singoli operatori con i quali la clientela può comunicare. A distanza di 4 mesi dunque Pescara vive in rete, oggi è diventata una bella realtà e tra l'altro cresce sensibilmente il numero di commercianti che vuole entrare a far parte della vostra piattaforma. Assolutamente sì, perché abbiamo cominciato sicuramente dai nostri colleghi del centro cittadino, ma ogni giorno riceviamo nuove richieste anche dall'Interland, dal Teramano e dalla provincia dell'Aquila e di Lanciano, tanto che a brevissimo la nostra piattaforma traslerà il suo nome in Abruzzo Vive in Rete, proprio per le richieste che ci sono e perché vogliamo che veramente ogni singolo operatore debba essere pronto a qualsiasi situazione. Questo virus ci ha insegnato, come ogni situazione di emergenza, che bisogna essere preparati ed agguerriti. Io volevo un attimo con la dottoressa Bevilacqua fare un po' una considerazione, perché poi di fatto avete reso concreto quello che è un neologismo da qualche anno a questa parte, neologismo di glocale sostanzialmente, che è una crasi di tra il globale e il locale. Avete anche nel vostro, nella vostre intenzioni, avete provato a rendere quello che è un... avete creato un sottoinsieme di Amazon, perché spesso magari si dice sì, con Amazon si riescono a fare acquisti in qualsiasi ora, in qualsiasi momento, però si perde il contatto con la località dell'esercente, ecco. Sì. Ho individuato bene? Sì. Sì, assolutamente, ma noi ci distacchiamo da questo operatore per un semplice motivo, perché come abbiamo detto diamo identità e rafforziamo il collegamento tra l'operatore e la clientela. Non prevediamo investimenti che sarebbero assolutamente indispensabili, ma magari in questo momento non sostenibili. Però diamo uno strumento che sia ugualmente performante, se non di più. Perfetto, Paolo. Sì, io volevo proprio ascoltare Marco Canale, uno degli esercenti che ha aderito da subito a questa piattaforma e-commerce. Vogliamo spiegare anche concretamente come funziona? Un vostro cliente o comunque una persona che vuole acquistare dal vostro negozio, cosa deve fare, come deve comportarsi? Ma la piattaforma è molto intuitiva, quindi è un qualcosa di estremamente semplice. Come diceva prima Laura, la cosa fondamentale e importante è che ogni operatore ha il suo negozio online, quindi si evidenzia l'immagine del negozio. Quindi loro hanno ricostruito in maniera fantastica una sorta di nostro piccolo centro commerciale online, quindi ci sono tutte le vetrine dei nostri negozi. Il cliente può semplicemente entrare sulla piattaforma e scegliere, selezionare le macro, cioè delle macro categorie, e quindi può tranquillamente selezionare, scegliere tra i prodotti o scegliere tra le vetrine che interessa visitare. Che cosa ha significato per voi Pescara Vive in Rete in questo particolare periodo, un periodo che non era stato mai vissuto a livello globale? Un'enorme ed importantissima opportunità. E ognuno di noi ovviamente siamo operatori del commercio, quindi eravamo organizzati magari con delle nostre strutture di vendita online, ma poter essere tutti insieme, quindi la forza del gruppo, fare rete ed essere tutti insieme su un'unica piattaforma dà una visibilità enormemente maggiore, quindi è veramente una grossa opportunità considerando anche i cambiamenti del mercato. Purtroppo, e dico purtroppo perché da commerciante, però il mercato si sta spostando sempre sul discorso dell'online e quindi non si può restare fermi, bisogna cogliere tutte le opportunità e questa è davvero importante. Al commerciante di Pescara chiedo come stanno andando oggi le cose a distanza di qualche mese dal lockdown, quali sono anche le prospettive
lei ha un negozio in pieno centro a Pescara, un momento difficile per tutti i commercianti del pianeta probabilmente, ma qui a Pescara è iniziata una ripresa, c'è possibilità di guardare al futuro con un certo ottimismo? Allora, il momento è sicuramente particolare e sicuramente molto difficile. Sinceramente non va sottovalutata una cosa, che purtroppo in Italia il momento economico era già particolarmente difficile anche prima del lockdown. E certo questa situazione, questo virus ha nettamente peggiorato la situazione. Da dopo il 18 maggio ad oggi devo dire, e questo dà un po' di speranza, che un certo cambiamento in positivo si sta vedendo. E i primi 15-20 giorni di riapertura hanno dato un segnale all'inizio terrificante, perché c'era molto l'aspetto psicologico negativo, le persone erano davvero spaventate anche solo nell'entrare nei negozi. Piano piano si sta riacquistando fiducia e si sta notando decisamente un lavoro diverso, un miglioramento netto. Io vorrei ricoinvolgere, prima di salutarci, Laura Bevilacqua, per guardare anche in questo caso alle prospettive di Pescara Vive in Rete, Abruzzo Vive in Rete, insomma voi puntate molto, credete molto su questa piattaforma? Sì, assolutamente sì, perché come abbiamo detto in questa maniera le forze si uniscono, non ci si disperde nella rete e assolutamente si ottengono, raggiungono obiettivi importanti per tutti. E la clientela avrà un ventaglio di operatori da cui comprare che spazia in tutti i settori, dall'abbigliamento alle gioiellerie, all'enogastronomia, ai servizi e dal turismo. Quindi è veramente una cosa molto completa, alla quale noi ci stiamo organizzando per aggiungere comunque dei servizi che possono essere di informazione e anche per la platea che arriva da fuori. Perfetto, allora io direi che siamo stati più che mai esaustivi per quanto riguarda il collegamento odierno per presentare questa piattaforma Pescara Vive in Rete. Tra breve la denominazione cambierà, Abruzzo Vive in Rete, questo significa che ovviamente questa piattaforma si sta allargando. Io ringrazio Laura Bevilacqua, grazie per aver accolto il nostro invito, ringrazio Marco Canale, Loris Bennato per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie Paolo, grazie ovviamente anche i tuoi ospiti di averci fatto conoscere questa realtà. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, rimaniamo in provincia di Pescara, andiamo a Pianella, dove sabato c'è stato il taglio del nastro per il nuovo palazzetto polifunzionale che darà la possibilità di praticare sport al coperto e che nei prossimi mesi sarà completato anche da una piattaforma per l'elisoccorso. Stefano Recanati. Taglio del nastro, sabato 11 luglio, della nuovissima struttura polivalente realizzata in Contrada Nardangelo a Pianella. Un polo sportivo in grado di soddisfare le esigenze di un'utenza molto ampia, andando inoltre a colmare un vuoto per quanto attiene la possibilità di praticare alcuni sport, soprattutto nella stagione invernale. Nei prossimi mesi il complesso sportivo si completerà di una piattaforma per elisoccorso già finanziato dalla Regione Abruzzo. Il progetto, avviato nel 2018, è stato portato a termine attraverso una dotazione finanziaria di 482.000 euro a valere sul masterplan regionale ed ulteriori 103.000 euro di fondi comunali. La struttura consentirà, dopo decenni nei quali le associazioni locali erano costrette a recarsi altrove per praticare sport al coperto, di svolgere attività agonistica di calcio a 5, basket, pallavolo e tennis, ma potrà essere utilizzata anche per ulteriori finalità, quali concerti, esibizioni di danza, convegni e, nel malaugurato caso di calamità naturale, costituirà un presidio fondamentale per il sicuro ricovero della popolazione. Alla inaugurazione della nuova struttura sportiva, oltre a tutto il Consiglio Comunale di Pianella, sono intervenuti l'onorevole Luigi D'Eramo, il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri ed il neo allenatore del Pescara Calcio Andrea Sottil. Colmiamo un vuoto storico enorme, tante generazioni hanno dovuto, per praticare gli sport al coperto, emigrare per troppo tempo. Oggi è una bellissima pagina, è una pagina che scrive la politica con la P maiuscola. L'essenza della politica è fare le cose, quindi la soddisfazione enorme per poter essere qui oggi. Ovviamente credo che ognuna delle
delle persone presenti in questa sala meriti un ringraziamento. Siamo stati tutti ingranaggi di un percorso che oggi ci ha portato qui in tanti modi, chi più e chi meno, comunque tutti hanno messo qualcosa per portare a compimento quest'opera. Le problematiche ce ne sono tante, ne possiamo trovare milioni ogni giorno, ma se abbiamo un obiettivo e un sogno abbiamo anche il dovere di rimboccarci le maniche e portarlo avanti, tutti quelli che davvero ci credono e lo hanno a cuore. Grazie a tutti, lo dobbiamo a loro, oggi gli consegniamo una struttura importante, dovremmo fare ancora tanto perché sono il nostro futuro. Questo è il miglior investimento che la politica possa fare. Grazie a tutti. Adesso parliamo di sport calcio di Serie B, perché non conosce soste il campionato che stasera propone al Pescara una trasferta delicatissima in chiave salvezza contro il Venezia. Campo complicato anche dal punto di vista dei precedenti per i biancazzurri, che tuttavia con un successo darebbero una sterzata davvero decisiva verso la permanenza nel campionato cadetto. Se non è un match point, poco ci manca. Al Penso il Pescara, infatti, in uno stadio che tradizionalmente non gli porta granché bene, cerca un successo che potrebbe proiettarlo d'un colpo molto vicino a quella quota salvezza, obiettivo prioritario a 5 giornate dal termine. Sulla Laguna di Venezia, in quello che è uno scontro diretto in piena regola contro gli arancio-nero-verdi, il Delfino prova, se non a chiudere, a dare comunque una sterzata decisa ad un passo lento che l'ha vista, dopo il successo con la Juve Stabia, viaggiare a marce ridottissime in classifica dopo il lockdown. Due punti nelle successive 4 sfide, conquistati per di più in casa, sono bottino magro che ha avvicinato la zona play-out, all'interno della quale c'è proprio la Juve Stabia, ad un solo punto nel trio a quota 40, all'interno del quale oltre ai biancazzurri ci sono la Cremonese e proprio i rivali di questa sera. Il problema vero, semmai, è che a 39 punti c'è un Ascoli in forma, da 7 punti nelle ultime 3 gare in prepotente ascesa, e che occupa la 16ª casella, che vale ancora però gli spareggi per evitare la retrocessione. I bianconeri avranno la sfida interna con l'Empoli in contemporanea alla gara del Penso, nella quale Sottile dovrebbe modificare qualcosa solo a livello difensivo. Torna a disposizione Scognamiglio e dovrebbe prendere il posto di Drudi al centro di un reparto in cui sarà confermato Bettella. A destra Zappa non si tocca, a sinistra probabile chance per Del Grosso. Poi non ci dovrebbero essere altre grosse novità, con Palmiero playmaker insieme a Memusciai e Busellato interni di centrocampo e il tridente Galano, Pucciarelli, Maniero. Più problemi invece li ha Dionisi, che perde Lollo per squalifica e nel 4-3-1-2 ha ancora qualche dubbio da sciogliere. Ad esempio a destra del pacchetto arretrato e ballottaggio tra Lachicevic e l'ex Teramano Fiordaliso. Vacca in vantaggio su Zuculini per un ruolo da interno con Fiordilino e Malè. Capello agirà alle spalle di Longo e uno tra Montalto e Zigoni. Sfida salvezza sì, ma anche opportunità di sfatare il tabù di un impianto che al Pescara non porta granché bene. Nei 13 confronti ufficiali tra le due squadre in Laguna, il bilancio vede 6 successi arancio-nero-verdi, ultimo 2-0 nella Serie B 2003-2004, e 5 pareggi, ultimo 2-2 nella Serie B dell'anno scorso. Due affermazioni abruzzesi, ultima 2-1 nella Serie B 91-92 con le reti di Pagano e di Cara per i biancazzurri e gol della bandiera lagunare sul rigore di Andrea Poggi. Il Venezia è una delle due compagini cadette che segna con meno giocatori, 10, e va meglio in trasferta che in casa. Appena 14 punti lagunari al Penso nella stagione attuale, 26 quelli lontano da casa. Inedita invece la sfida tecnica tra Alessio Dionisi e Andrea Sottile. E ovviamente questa sera, a partire dalle ore 20:30, l'appuntamento è con Diretta Stadio, con Andrea Costantini, i suoi ospiti e ovviamente Paolo Renzetti, per raccontarvi le emozioni del pezzo che speriamo arridano ai colori bianco-azzurri. Il telegiornale finisce qui, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 19. Per il momento grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.